Ilaria Alborino, una delle operatrici della cooperativa sociale PID, Pronto Intervento Disagio, che insieme all'associazione radicale Nessuno Tocchi Caino e agli artisti dell'avanguardia contemporanea della Galleria Monserrato Arte Novecento, insieme a una nostra volontaria, fotografa e grafica Ambra Di Carlo, abbiamo idealizzato e portato alla luce questo progetto artistico, Il Figliol Prodigio, ideato nel 2014 e terminato pochi mesi fa. Grazie soprattutto alla disponibilità di Re Bibbia Nuovo Complesso, in particolare al direttore Mauro Mariani e al comandante Massimo Cardilli. Il progetto è nato con la consapevolezza che attraverso l'arte si possano esprimere delle emozioni che spesso non sono traducibili a parole, anche con la possibilità di poter integrare persone di diversa nazionalità, cultura e provenienza sociale. Il progetto si è svolto da inizio maggio in 13 incontri, dove hanno preso parte 11 ragazzi del reparto G11, grazie alla disponibilità della dottoressa Passaretti, degli agenti di reparto, della scuola e del teatro. E il tema principale è appunto Il Figliol Prodigio, e insieme agli artisti sono stati dati dei temi come l'amore, lo spazio, la luce, la consapevolezza, il tempo e le stagioni, che sono delle emozioni che le persone che sono costrette in un'istituzione totale come il carcere vivono costantemente. Alcuni dei disegni che avete visto lì a Piazza Colonna sono appunto alcune delle opere realizzate dai ragazzi, e anche le foto che avete visto sono delle foto che abbiamo scattato all'interno del laboratorio, proprio per rendervi partecipi dell'esperienza che noi abbiamo vissuto in prima persona. Mentre il cadavere squisito che vedete qui dietro di voi è un'opera collettiva dove tutti i ragazzi hanno partecipato in modo continuativo e si sono insomma dipinti tra di loro. Grazie anche alla disponibilità di Roma Capitale, alcuni di questi disegni potranno essere visti all'interno del Museo delle Mura dal 21 novembre al 13 dicembre. E da oggi verrà messo in vendita con sottoscrizione offerta libera il calendario 2016 che abbiamo idealizzato con alcune delle opere, proprio perché crediamo che attraverso il ricavato sia possibile poter portare alla luce ulteriori progetti all'interno delle istituzioni. E adesso passo la parola a uno degli artisti. Vuole parlare di voi due? Buonasera a tutti, sono Fabio Diego, un ragazzo che ha preso parte di questo gruppo, e ho appuntato delle cose del percorso che abbiamo fatto insieme. Allora, iniziando questo corso pensavo fosse stato un qualcosa per avere uno svago per noi detenuti. Man mano che questo corso proseguiva, con la determinazione degli artisti e della nostra coordinatrice Ilaria, mettendo loro tutto il tempo e il cuore, avendo potuto fare qualcos'altro, e pian piano si è creato un gruppo che proseguiva questo percorso, riuscendo a mettere insieme 10 ragazzi di ogni paese, e già quello si può definire arte. Devo dire che dall'inizio non l'avevo preso sul serio questo corso, ma la cosa più bella è che, anche non prendendolo sul serio, perché come ripeto fosse uno svago, invece c'ero dentro. Finite le ore di giovedì, non vediamo l'ora che tornasse velocemente il giovedì, perché avevamo cominciato a credere su questo gruppo e non pensavo più che fosse un passatempo, ma ci troviamo ogni settimana a dipingere, a trovare nuovi lati di noi. Mi domando, se non ci fosse stato questo corso, come e in quale occasione riuscivamo a trovare ognuno di noi dei lati fin da prima non esserci. Quindi poi ci troviamo insieme agli artisti, coordinatori, e dando ognuno di noi il cuore, l'allegria e la serietà. Dopo il corso eccoci qua, da noi detenuti, agli artisti e ai coordinatori, per dimostrare che da un corso è nato un progetto, dal quale non sappiamo ancora se il prossimo anno lo faremo qua o in altri istituti, ma dove si farà ben venga, l'importante è che si faccia e si cominci a credere ad un inserimento. L'importante è che l'istituzione veda che insieme si può e che altri detenuti e detenute abbiano la possibilità di poter credere ad un qualcosa. Noi insieme ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti. Ciò dimostra che se ci si danno delle possibilità noi ci crederemo fino alla fine. Colgo l'attimo per ringraziare gli artisti, coordinatori di tutti e dell'istituzione per le fomentazioni di questo progetto,
e come oggi in questo teatro ci sia la possibilità di ripetersi, e quando accadrà sarà un progetto che avrà messo le ali. Grazie. Si sente? Salve, io sono il suo compagno e... aiutami, non il mio compagno, un suo compagno, ho detto, e sono felice di aver partecipato a questo percorso e non sapevo di avere queste capacità, grazie ai professori, e spero che abbia un buon esito per un futuro, per altri compagni come noi, e che provino delle emozioni come le ho provate io e loro e tutti noi, e la gioia di avere partecipato e ritornare indietro col tempo, magari alle elementari, quando ci hanno dato la prima penna con la gomma da cancellare, più cancellare che scrivere magari, e sono molto emozionato, scusate, ma grazie. Sono felice, spero che abbia un buon esito, che abbia l'opportunità altri compagni di avere le emozioni che abbiamo passato noi, almeno quello che ho passato io. Una volta a settimana che andavo lì mi sono sentito libero, in famiglia, l'amore che ci hanno dato i professori, la solidarietà che dei nostri compagni, quello che abbiamo costruito. Spero che abbia un aiutami, un seguito molto molto aiuto, che abbia un seguito punto. Mazza, grazie. Prendere anche la parola alla dottoressa Di Paolo, che oggi è qui con noi. Ok, va bene, vado io. Io ci provo come loro due. Allora, parto da questa frase che ha scritto Enzo Mazzarella nell'invito, che dice: non sono quadri, è una loro consapevolezza liberata da uomini artisti con uomini detenuti. Ora loro davanti a noi sono un popolo libero. Allora, diciamo che questo progetto in cui siamo stati coinvolti, io parlo appunto della mia esperienza, non è stato tanto appunto l'insegnare a fare dei quadri, perché insomma è anche una presunzione dirlo, ma è stato per me appunto, intanto prima di tutto mi sono sentita a casa, ecco, con loro, come senza nessun filtro, senza nessuna distanza, e il tentativo è stato quello di far scattare una scintilla, di far iniziare comunque un percorso di conoscenza attraverso il gesto artistico. E durante insomma, l'evolversi del corso, durante questi mesi, insomma, in certi momenti era evidente che c'era qualcosa di vivo tra di noi. E quando lui diceva che ti sembrava di ritornare alle elementari, no? In effetti a me mi ha colpito molto come loro ci seguivano, che sembravano proprio con occhi da bambino, insomma, quindi non lo so, insomma, per me è stata un'esperienza più che artistica, perché comunque l'arte è importante, più proprio un'esperienza umana, in cui imparare, cioè abbiamo imparato insomma gli uni dagli altri, e soprattutto la ferita che io mi porto nella vita, cioè, è la stessa, cioè l'ho percepita vicina alla loro, e quindi niente, insomma, io come hanno detto loro, anch'io spererei cioè un lavoro così penso che sia interessante poterlo continuare, ecco, non una cosa che si chiude ma che possa continuare nel tempo. P-
Pronto? No, praticamente quando mi hanno proposto questa cosa, che per me non è stato il primo, ma tipo insomma il secondo lavoro che ho fatto in un carcere, però inizialmente avevo preso anche un po', non troppo sul serio la cosa, perché ho pensato, vabbè, tanto, cioè, insegnare dei carcerati come se fosse una cosa meno, no? Insomma, rispetto a altre situazioni, altre cose. Invece, però poi, insomma, è stato un bel rapporto, tutto sommato, perché il fatto, insomma, di insegnare qualcosa che per me era, a parte cose che mi sono state insegnate, per cui è una cosa che viene tramandata, però alcune cose sono cose che so io, che durante il lavoro le ho imparato o inventate, per cui, cioè, dare questa cosa mi ha dato uno stato molto alto, un livello molto alto di di benessere, per cui devo dire che, nonostante, insomma, la fatica, la distanza, il caldo, perché insomma abbiamo lavorato tutto il periodo estivo, cioè nonostante tutto questo, a me mi ha dato molto, come penso anche a loro, proprio una sensazione di benessere. Io volevo un attimo dire i nomi di tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso, perché oggi ci sono qui Diego e Pasquale, però è giusto che si sappiano i nomi di tutti, che sono Mauro, Luigi, se possono venire, chi vuole, Sanna, Cande, poi alcuni sono usciti, altri sono in misura alternativa, però volevo farvi conoscere loro. Allora precedo io il provveditore, che vorrei tanto ringraziare, non ci aspettavamo una presenza così importante che oggi ci onora. Il direttore invece si scusa per la sua assenza, ma è in servizio da un'altra parte, e comunque ringrazia tutti quanti, i ragazzi, ma anche gli organizzatori e gli artisti. E un ringraziamento particolare alla Polizia Penitenziaria, che ha reso possibile l'iniziativa, nonostante tanti ritardi di servizi, però abbiamo portato avanti un così bel progetto. E un ringraziamento anche ai funzionari dell'area giuridico-pedagogica che sono presenti e che hanno collaborato, soprattutto quelli del reparto G11 che io rappresento, perché bisogna dire che il progetto è stato destinato a questo reparto. Infatti i ragazzi provengono quasi tutti dal G11, due dal G8 a seguito di passaggio recente che è avvenuto. E l'iniziativa è molto bella, tant'è che Ilaria ci ha promesso che ci restituirà i dipinti, perché noi vorremmo tenerli per ricordo e anche come abbellimento proprio all'interno del reparto. Bene, buonasera, io sono venuta con molto piacere, perché mi sembra un'iniziativa davvero interessante, no? Perché permette a coloro che vi hanno partecipato di poter esprimere le loro emozioni attraverso, e queste immagini sono molto significative, mi hanno colpito molto, ho sfogliato anche questo calendario e dà molto il senso che poi coloro che hanno partecipato hanno dato possibilità e sfogo a quelle che erano il loro sentire. E d'altro canto le testimonianze sono state molto, io ringrazio i detenuti che mi hanno preceduto e che hanno espresso la loro testimonianza. Particolarmente interessante è stato il fatto che ci sembrava di essere tornati a scuola, no? E capisco pure
qual è stata la loro forse difficoltà iniziale, quando gli avrete chiesto dipingete, no? Fate. Capisco che uno si trova in un primo momento un po' impacciato, perché diceva adesso da che parte comincio, e quindi sicuramente le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso sono state molto brave, perché non solo hanno vinto questa vostra iniziale difficoltà, ma vi hanno poi messo in grado di poter invece esprimere, perché poi il fatto di dipingere al pari di quello di recitare o di cantare o di, è un modo molto efficace, no? Per potersi mettere un po' a nudo, per poter dare anche sfogo a momenti più o meno sì, e di difficoltà e di sentimenti interiori a volte un po' tristi, a volte un po' disperati. Però il fatto di metterli fuori, è come lo scrivere, il dipingere ancora di più, consente poi però anche un po' di liberarsi di queste angosce. E così molto efficacemente ce l'ha raccontato anche la prima persona che ci ha dato questa testimonianza, che lui ha scritto tutto quello che gli è venuto in testa, ed è molto bello, cioè tutto un turbinio di tante cose che ti vengono in mente, così come immagino che sia un turbinio quando uno si mette a dipingere e vuole dare questo quadro che ho qui di fronte. Certo, per alcuni versi è un po' impressionante, no? Però uno lo deve guardare a lungo e quindi deve riflettere e capire quante cose ci sono lì, no? Io spero che questi quadri li venderete, cioè così come spero che questi calendari portino molti guadagni, no? Perché ciò consentirà anche che voi continuiate in questo percorso e darà anche la possibilità di poter, a chi l'ha fatto quest'anno volontariamente e gratuitamente, di poter incrementare questo aspetto e di poter dare anche la possibilità a molte altre persone di partecipare, e che è in questo istituto, dove ci sono molte buone iniziative, che possa iniziare anche una scuola di pittura e di, mi sembra una cosa che, quindi sicuramente il plauso al PID, a tutti coloro che hanno collaborato, e che sia anche per le persone che si trovano qui ristretti una nuova possibilità per iniziare un percorso sicuramente molto, che trovo molto costruttivo. È chiaro che il mio ringraziamento va sì alla dottoressa Passaretti, ai funzionari giuridico-pedagogici e anche alla polizia penitenziaria, che come sempre ha dimostrato di essere all'altezza del compito. Grazie a tutti. Grazie a tutti e spero di vedervi al Museo delle Mura. E, oggi qua ci sono le due direttrici, la dottoressa Loreti e Minasi, che ci hanno accolto. Vi ricordo che l'ingresso è libero e l'inaugurazione sarà sabato 21 novembre. Grazie a tutti di essere qui. Alle 11. Grazie.